titolo della serie è I classici di Oreste Del Buono e mi viene un po' da ridere perché nel concetto di classici spesso è compreso una certa pedanteria, una certa ossessione della filologia, una certa noia, insomma. Invece questi film, che per la prima volta appaiono in home video, sono tutti film divertenti, concepiti per il vostro divertimento. Quindi sono classici a modo loro e sono tra di loro molto eterogenei, perché la monotonia non fa classicità. I trailers di Staglio e Oglio sono un prezioso documento di una grande carriera, di una grande carriera che è stata bistrattata dalla gente del cinema, dai produttori, dagli stessi spettatori che non gli hanno votato il culto che meritavano. La televisione molte volte li deforma, li umilia in piccole storie, però la carriera di questi due personaggi, che hanno ispirato anche di per sé dei romanzi, come quello di Soriano, Triste, Solitario, Finale, cioè il miglior libro di Soriano è riuscito a scriverlo su questo, perché sono personaggi che commuovevano, che interessavano persino la buonanima di Mussolini, che si faceva sempre proiettare l'ometto buffo mentre detestava Charlot per ovvi motivi. Questi personaggi che sono veramente stati personaggi nella vita come attori, vengono presentati qui in una raccolta di trailers, una raccolta che spazia tutta la loro vita, tutti i loro successi, ed è un omaggio abbastanza caldo e abbastanza, per quanto abbastanza doveroso, per film come Noi siamo Zingarelli, 21 anni dopo, Allegri imbroglioni, I figli del deserto, Avventura a Valle Chiara, Noi siamo le colonne, Muraglie, Pianoforte, Fra diavolo, Il vascello fantasma, I fanciulli dell'Ouest, Allegri poeti, Diavoli volanti, Nel paese delle meraviglie, eccetera. Staglio e Oglio acquistano, vedendoli tutti di seguito e vedendoli in un montaggio che è cronologico e sintetico della loro vita, acquistano un'evidenza maggiore che assorbiti a piccole dosi come riempitivi di altri spettacoli. Questo è un atto di omaggio veramente dovuto a due protagonisti del genere cinematografico e della comicità mondiale. È giusto che lo guardiate tutti insieme, non smettiate di vederlo dopo un episodio e l'altro, perché proprio nel complesso, nel vedere il ripetersi di mosse, nel vedere il cambiare dei caratteri, la prevaricazione, anche la cattiveria in certi momenti, la ribalderia, l'innocenza, il candore e tutte le cose dell'animo umano rappresentate da due personaggi buffi che sanno fare i tragici in modo eccezionale. Uno strano oggetto che si muove da solo mette in azione Stanlio ed Ollio, intrepidi eroi di un'avventura che minaccia di farli scivolare per una china pericolosa e accidentata. E mettimelo sulla schiena, adagio. Ben presto essi si accorgono che l'oggetto misterioso è un po' pesante e devono ricorrere all'aiuto del loro veloce destriero, ma le prime difficoltà non disarmano la ferma volontà dei due coraggiosi di condurre a termine la pericolosa missione loro affidata. I nostri eroi studiano un piano d'azione. Riusciranno a portare l'oggetto nel luogo destinato? Le difficoltà e i pericoli sembrano insormontabili. Costretti a deludere l'intervento della polizia, che presto si insospettisce e si mette sulle loro tracce. Ma la strada è disseminata di trabocchetti. Alla fine escogitano un sistema molto astuto per riuscire ad entrare nel covo del nemico. Essi si muovono con estrema cautela, cercando di evitare ogni minimo rumore. E quando infine ricorrono ad un diabolico travestimento, il loro aspetto incute timore. Le loro astuzie ingannano chiunque tenti di ostacolare il loro inesorabile cammino. La penna. Voi due, voglio abbracciarlo!
ma altre fatiche attendono i nostri eroi nella loro più avvincente e strabiliante avventura. Che cosa sono, infine? Ladri? Poliziotti? Spie internazionali? Il pianoforte, il film della risata, la storia più divertente interpretata dagli assi più popolari della comicità. Avventure e disavventure che vi emozioneranno e vi faranno ridere insieme agli stessi protagonisti ad un ritmo serrato e travolgente. Il pianoforte, un film eccezionale, completato e arricchito da un cartone animato che racconta le straordinarie imprese di Terremoto, il ragazzo prodigio, e che vi trasporterà in un mondo di fiaba pieno di misteriose magie e fantastici incantesimi. Galoppate, inseguimenti, capitomboli, corse sfrenate e pericoli d'ogni genere. Paese incantato ma ricco di umanità. Una storia di avventure terribili e di sentimenti delicati e gentili. Personaggi originali e simpatici. Ricordate che le avventure di Terremoto saranno abbinate al pianoforte, interpretato da Stanlio e Dollio. Un film divertente, comico, esilarante. Una storia dalle mille emozioni, ma che vi farà ridere, ridere, ridere. Prossimamente su questo schermo. Oh, guarda chi si vede! E di cosa rideranno così a crepapelle? La loro travolgente ilarità, però, a giudicare ora dalle loro espressioni, non è durata molto. I nostri amici sono nei guai. Diavolo! C'è fra diavolo! Basta pronunziare il nome di questo temutissimo bandito perché tutti corrono a nascondersi. Ma che succede? Quello era fra diavolo! Il più feroce bandito, il terrore di tutta la regione. Se tu gli capiti davanti, ti fende la gola da un orecchio all'altro. Quale nascondiglio migliore di un pozzo, allora, aveva pensato Ollio. Ah, volevi friggermi nell'olio bollente, eh? Ascolta, un altro scherzo come questo, brutto pallone, e ti taglio la gola. Così. Dopo il loro spiacevole incontro con Fradiavolo, Stanlio e Dollio avrebbero fatto bene a svignarsela il più lontano possibile, non vi pare? E invece, sentite. Vieni qui. Non dobbiamo far altro che acciuffare Diavolo. E avremo quella bella sommetta proprio qui nel palmizio della mano. Ma tra il dire e il fare, purtroppo, c'è di mezzo il mare. Specie per questi due che nessuno può certo accusare di eccessivo acume. Ed infatti le conseguenze sono del tutto disastrose. Guarda, pronti! Butta! E voi? Posso soffiarmi il nasino? Ma sbrigati! Inaspettato però giunge l'aiuto e la salvezza. E d'altra parte cosa potremmo noi aspettarci da Stanlio ed Ollio se non l'inaspettato? Già, l'inaspettato è un uragano di grasse risate! Thank you.
drammatica di uomini in lotta per la conquista di nuove terre. Alla ricerca di terre ricche e fertili da sfruttare, angolo del paese. Sono ex impiegati ed ex operai, gente per bene e fuori legge. Ehi, Olio, senti, siamo solo a 2 miglia dal villaggio. Cosa volete ora? Levati di mezzo, serpente velenoso! Vattene, fungo porcino! Dite un po', Scimuniti, che cosa siete tornati a fare? Vogliamo sapere perché lei non è Maria Roberts! Chiedati, lascia parlare a me! Siete diventati furbi, eh? Ma se siete venuti per questo documento, perdete il vostro tempo! Allora, sei pronto? Sempre in gamba? Lascia fare a me, capisci? Tu pensa solo a tirarmi su. Aspetta un po', voglio sputarmi le mani. A presto. Oh! Ah, dodge, mi raccomando. Ah, oh! Ah, non ci riuscio. Vai così. Vuoi provare se riesco a tirarti su così? Vi è piaciuta, eh? E per i bellissimi fiori. Oh, grazie. È poca cosa. E per i deliziosissimi dolci. Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri. Lavora, poltrone! Sei un ingrato. Le ho detto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene. Ti ho sorviso con le mie mani. E adesso, per una delusione d'amore, come se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Giorgetta! Sono felice. Ancora. Ma signor Hodges, cosa vi prende? Ehi. Che educazione è questa? L'educazione te la darò io, quella è mia moglie. Allora, filete. Francesco, vuoi farmi il piacere di non sorprendermi? Io volevo aiutarti. E ti lasciami fare la mia toiletta in pace, va bene. Tu non hai mai provato un grande modo. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici. Ehi, va bene. Se lo dici tu, allora... E ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimanesti solo? Che non ci sarò più io di fandati. Ti ha proteggiati sempre. Potresti vivere senza di me.
fissare in religioso silenzio queste voci meravigliose. Quello di te, le cine di sono nere, oh che piacere, pare l'amore, quello di te, oh che piacere. Perché hai detto che il colonnello è in chiesa? Ma io non lo so. Tu mi hai messo in questo impiccio, devi levarci tu. Ma che colpa ne ho io? Vestiti da cameriere, altrimenti io... Io non mi vesto da cameriere. Ci sono dei ladri in casa, sono di là. Dai, pronti, ragazzi, bisogna uscire, forza. Andiamo. Quando sei salito su, buttati gli abiti dalle finestre. E se poi il padrone li vede? Crederà che sia io. Oh. Avanti, va. Le avventure di Stanlio e Ollio. Mia cara, ma siete parenti di maggiordomo? Oh, sì, 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 sono gemelli. Uno è nato a Detroit e l'altro a Miami. Dopo il canto, la danza. E questa volta Stanlio ha trovato una ballerina veramente eccezionale. Beh, che ti è successo? Me l'ho gettato nell'acqua! Una goccia d'acqua? Ma dov'è l'acqua? L'ho bevuta! Voi sareste il colonnello Becker! Cosa avevi? L'ultimo Becker dei Kentucky! E io? Chi sarei io? Non me lo dite, lo indovino. Tu sei Elsa? Sì, madame. Le avventure di Stanlio e Ollio, con Sam Laurel e Oliver Hardy. Un classico del ridere, uno spettacolo che vi farà dimenticare i pensieri. Le avventure di Stanlio e Ollio. Prossimamente su questo schermo. Stanlio e Ollio in vacanza. Le più esilaranti avventure di Stan Laurel e Oliver Hardy. Attraverso le più impensate situazioni e le conclusioni più comiche, ancora una volta i vostri beniamini vi faranno trascorrere un'ora e mezza di buon umore. Cosa fai con quell'uomo? Commetto un dolore che tu non puoi metterlo in bocca senza un soldo. E tu sai farlo? Oh, certamente. Fallo prima tu, poi provo io. Stanlio e Ollio in vacanza. È il film in cui i due comici superano se stessi e raggiungono le più alte vette della comicità. Stanlio e Ollio in vacanza. È tutta una risata e il riso, come si sa, fa buon sangue. È il film che vi farà dimenticare i guai e vi terrà allegri anche se troverete la suocera a casa vostra. Quindi vi aspettiamo tutti, tutti prossimamente qui per farvi assistere alle più matte e comiche avventure che mai abbiate visto.
Stanlio e Ollio in vacanza. Tornano i due assi della risata. Non mancate, vi perdereste il film più comico dell'anno. Stanlio e Ollio in vacanza. Ti ricordi la notte di follia in casa di quella bella signora? E come no? Erano i bei tempi di Via Convento. Oh, sicuro, in Via Convento ci si divertiva. Succedevano cose da pezzi. In Via Convento ne abbiamo combinato tutti i colori. Oh, abbiamo combinato persino un matrimonio. Ma da Via Convento siamo finiti in tribunale. Dalle stelle alle stelle. Ma vuoi andare sulla stratosfera? Sei sempre il solito stupido. Oh, oh. Amiche e amici di Stanley e Ollio, non dimenticate di venire ad ammirarci nel nostro ultimo film Via Convento. Non andiamo neanche a 50 all'ora. Infatti non facciamo neanche i 25 all'ora. Ma quello segna 80. E non ti accorgi che è rotto? Oh, davvero? Bevici su, non è... Oh! Sono il colonnello Pantaleo Bixby di Lipica Frog, dello stato del Texas. Oh, benvenuto, colonnello. Vi abbiamo riservato l'appartamento migliore. Spero che vi piaccia. Molto gentile. Il mio segretario, signor Chester Vroy. E questo è il mio maggiordomo, valletto e factotum generale, Potts. Portami di sopra questi bagagli e non sarai più povero. Sì, signore. Come al solito mi fichi sempre nei guai. Avanti, bellezza, dov'è il gruzzolo? Non ce l'ho, credetemi! Quel tipo di segretario l'ha preso, vero? Sì, il signor Wright l'ha portato giù. Bene, è certo che c'è un morto in vista. Dov'è Wright? Quel denaro porta in Eva e Susie. Voi lo sapete, po' che l'avete rubata a sua madre. Figlio! Mi rivolgerò a un avvocato per i vostri modi indelicati e inurbani. Thank you.
Attenzione, vi presentiamo gli ineffabili Stanlio e Ollio. Essi vi racconteranno le loro straordinarie avventure di brave matricole. Niente meno che all'università. Nessuno legga quest'annuncio. Già, così tutti invece lo leggeranno. Due giovani signori. Cioè noi. Io leggo. Va bene, leggilo. Ritorna, Nelly, e tutto ti sarà perdonato. Ma un giorno vi scorticherò vivi e con la vostra pelle farò un tamburo e lo suonerò tutte le sere prima di andare a dormire. Fermi tutti, mani del Toscano! Questo è un luogo ideale. Parla di sì, proprio come il medico ha ordinato. Vieni, portami a Cavelluccio.
Ma non potresti invece andare a piedi? Mi rompo la schiena a portarti su e giù per le scale. E non sei contento? È grande e nobile aiutare un amico. Andiamo, voltati. No, aspetta, gira! Ma che fai? Sei impazzito! Tieni la destra! Ma dove vai? Avevo detto! Io sono tutto commosso! Maligno che li porta all'estrema onta dell'agonia. I titani della risata, i Golia del buon umore, hanno deciso di provare la solidità delle sedie di questo cinematografo facendo loro subire le scosse di un pubblico delirante di larità. Ebbene, noi accettiamo la sfida. Le nostre sedie sono a prova di stallo e olio e per questo noi li invitiamo a presentarsi qui su questo schermo in una commedia musicale questa volta, Il villaggio incantato, che non potete fare a meno di venire a vedere. Gli sei più simpatico di me. Sei certo? Sicuro. Me la dui. Davvero? Apri la finestra. La più romantica storia d'amore nel film Incantato. Genuina. Le più belle canzoni, i costumi più originali, le trovate più impensate nel film Il villaggio incantato, con Sven Dohr e Oliver Hart. Thank you.
Venite qui. Come vi chiamate? Stanley Laurel. Dite signore quando parlate con me. Come vi chiamate? Signor Stanley Laurel. Non può evitarlo, signore. È un dente che rumoreggia. Sì? Bravo, staremo a vedere. Come vi chiamate? Oliver Novel Hardy. Signore. Presento il più riuscito dei miei film, compagni. Ed io, il grande Oliver Hardy, sono forza e treni al successo di questa pellicola. Molto spiacenti, noi siamo incapacitati. Incapacitati? Sì, signore, è una parola difficile, ma siamo così. Proprio quel che mi aspettavo. Una coppia di imbelli e di scansapatiche. Trattarci così, lei dovrebbe profondamente vergognarsi. Vergognarmi di che? Ma poi quel signor idea. E in pochi giorni ci vedemmo trasformare. Da una coppia di pacifici disoccupati? Sì, in un terribile strumento di guerra. E cioè negli eroi di... Compagno B. Compagno B. Temo che ci sia un piccolo equivoco. Temo proprio che ci sia. Ci scusi se lo abbiamo un po' di sorpreso. Parliamo. Ma come vedete l'uniforme non fu la sola a renderci la vita difficile e complicata. Ci si misero dei signori facilmente eccitabili. E dei poliziotti? Scendi senza saliscendi. E per farmi vivere la più terribile delle mie avventure, un caro armato. Figuratevi che quel giorno avevo sceso il letto col piede sinistro. Oliver! Non mi interrompere. Oliver, non ti possono sentire! Bene, allora scriviamo. Ci aveva insegnato che non sempre la difensiva è migliore dell'attacco. E allora, pronto? Compagno B. Compagno B. Ma da queste poche scene non potete farvi che una timida idea di quello che riusciamo a combinare in cui vi promettiamo sul nostro onore. Un'ora e mezza di buon onore. Firmato Oliver. Firmato. Noi siamo Zingarelli. Mani in alto. Tu maledetto zingaro. Porci. Chiudi gli occhi. Adagio. 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 Chiudi. Bene, cosa vedi? Io vedo una donna lunga e un viaggio biondo. Noi siamo Zingarelli. Ogni scena di questo film ti metterà il buon umore. Il conte Arnheim ordina a voi e ai vostri straccioni di partire prima di mezzogiorno. Telio, congratuli. Ok. Sono stato reso padre. Mi congratulo. Grazie. Noi siamo Zingarelli. Per 90 minuti sarete costretti a dimenticare tutte le vostre preoccupazioni perché ne avrete una sola. Ridere, ridere, ridere.
siamo Zingarelli non è solo un film, è un sublimato di comicità. Stan Laurel e Oliver Hardy, Stanlio e Ollio, vi invitano a vedere il loro capolavoro di comicità. Noi siamo il film che non potete non andare a vedere. Tu resta qui a guardia della trincea finché non ti rilevano. Istruzioni, sofferenze, orrori, ma anche eroismi, generosità, fedeltà. Fedele alla consegna, ciecamente fedele, è il nostro Stanlio. Fa la guardia ad una trincea per 20 anni perché nessuno è venuto a rilevarlo. Perbacco, più fedeli così si muore, se non perde di vecchiaia. Quante scarpe consumate, quanti segnali suonati. E quante scatole di carne e fagioli mangiate. Questa catasta di scatole vuote può darvene un'idea. 3 al giorno devono essere più di 20.000. Siamo in guerra e questa è la consegna. Che consegna? Sono di guadi alla trincea. Ma non lo sai che la guerra è finita da 20 anni. Questo non mi riguarda. Quando io ricevo un ordine... Ma la patria riconoscente premio l'oscuro fante. Ecco che una medaglia brilla ora sul petto eroico del dimenticato. E non è tutto. Ritrovare l'amico inseparabile Ollio non è forse un'altra non meno desiderata ricompensa? Uniti in pace come lo furono in guerra, gli irresistibili amici superano le peripezie più impensate in un travolgente susseguirsi di episodi logistici che fanno ridere anche chi non ne ha voglia. Solo che non ride Ollio, il quale non si sa bene perché, è sempre quello che ha la peggio in ogni circostanza. Pazienza! La pace familiare e l'affetto della sposa lo ricompensano largamente di tante amarezze. Quando c'è bisogno di una cosa, bisogna sempre che la faccia io personalmente. Stanlio e Ollio sono tornati tra voi con una serie nutritissima di trovate nuove e geniali che metteranno a dura prova la robustezza delle senti di questo cinematografo. 20 anni dopo, il film che non potete non andare a vedere. Il buon umore in compresse, l'estra concentrato di ilarità, la bomba atomica a catena. Anche lei, buongiorno. Dunque, come le dico?